tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi un video dove vi farò vedere come lavo la mia moto. Per questo utilizzo di solito poche cose. Allora, uno sgrassatore Chantecler, ma comunque potete usare qualsiasi sgrassatore, un po' di stracci. E oggi vorrei provare anche a utilizzare il WD-40 per lucidare la moto, cioè proprio lucidante moto, non so se si legge, lucidante per moto, quindi voglio provare, visto che mi è stato regalato da, appunto, da WD-40 alla fiera all'EICMA, voglio provare a utilizzarlo, vedere come esce un po' almeno la parte del serbatoio e magari qualche carena. E poi vabbè, innanzitutto utilizzo anche l'acqua. Io sono già partito un po' col prelavaggio, ovvero ho bagnato un po' la moto, innanzitutto ho bagnato un po' la moto senza niente, e poi sono andato ad applicare appunto lo sgrassatore. L'ho applicato anche sulla catena, perché sulla catena non uso prodotti particolari, petrolio bianco o quel che è, perché comunque sono andato, cioè, dal mio meccanico mi aveva consigliato di appunto di andare a utilizzare solamente uno sgrassatore comune, quindi non roba particolare. Questo perché andando a usare altri prodotti un po' più aggressivi si va a rischiare di rovinare più facilmente quello che sono anche gli o-ring, ovvero quei gommini di plastica che comunque proteggono quello che è la catena. Quindi una volta che si rovinano gli o-ring, ragazzi, dovete cambiare la catena. Quindi io, per evitare questo, appunto, sotto consiglio anche dal meccanico, poi vedete un po' voi, utilizzo solo appunto lo sgrassatore e tanto olio di olivo. Quindi una volta fatto il prelavaggio andremo a attendere qualche minuto che i prodotti, lo sgrassatore faccia effetto, e poi andremo un po' con un po' di olio di gomito, andremo a pulire quello che sono le parti più importanti, prima la catena e poi tutto quello che era le carene e tutto il resto della moto. Andremo un po' comunque a passare magari un po' di straccio e poi andremo a risciacquare ancora con acqua. Per la prima volta lo straccio per andare a asciugare un po' soprattutto lo sgrassatore, si andrà a risciacquare ancora una volta con un po' di acqua la moto. Risciacquata, si andrà ad asciugare, a fare l'ultima asciugatura. Sicuramente non si riuscirà a asciugare tutto perfettamente, quindi io asciugo il grosso e poi lascio magari una mezz'oretta magari la moto ferma ad asciugare completamente. La catena, mi raccomando, anche quella asciugatela bene. Io di solito faccio un passaggio approfondito sulla catena e poi vado a asciugare anche il resto. Non usate lo stesso straccio che utilizzate per la catena per il resto della moto, perché comunque è molto sporco quello della catena. Vi faccio vedere com'è quello della catena, perché comunque è molto grassa, quindi va a sporcare tanto. E dopo di questo, dopo che la moto sarà asciutta, andrò a passare appunto il lucidante della WD-40, sperando di fare un buon lavoro, visto che non l'ho mai utilizzato.
Grosso, adesso andrò a attendere che appunto la moto vada ad asciugarsi completamente da sola, sperando che non vada a piovere. Nel frattempo comunque ci vediamo dopo per vedere come funziona la lucidatura, anche perché per me è la prima volta, quindi lo faremo insieme. Okay, adesso che la moto è asciutta andrò appunto a provare il prodotto, questo qua, il lucidante per la moto, che comunque se tutto andrà bene vi lascerò il link in descrizione per poterlo acquistare su Amazon magari. Quindi andrò a provarlo, ad applicarlo. Mi raccomando, sia questo prodotto si applica e poi si va a tirar via con un panno asciutto. Che dite, il risultato a me sembra buono, adesso faccio vedere. Sembra un buon risultato, molto bella pulita, anche lucidante, ha un buon profumo, quindi io lo consiglio. Ok, a me la moto sembra pulita. Adesso l'ultima cosa. L'ultima cosa da fare, ricordatevi sempre che dopo aver lavato e pulito, soprattutto la catena va ringrassata. Se riuscite, andate a fare magari 1 o 2 km per scaldare appunto la catena e poi andate a ingrassarla. Se no, io vi consiglio comunque asciugatela molto bene. Dopodiché andate a passare in maniera leggera il grasso, poi la prima volta che andate in moto fate 2-3 km e poi ripassate il grasso e di solito è da far asciugare magari mezz'oretta, però comunque io vi consiglio andate a fare un paio di giri, un paio di chilometri in moto e poi ingrassate appunto la catena. Quindi anche per questo video è tutto. Io vi ringrazio e alla prossima, speriamo di vederci presto per un bel giro in moto. Ciao ciao!